Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo video di questa specie di miniserie che sta diventando la riscoperta dei miei vecchi mondi. Oggi sono felice perché questo mondo era uno dei miei preferiti. Penso fosse stato il mio secondo mondo di sopravvivenza in assoluto. Il primo l'avete già visto nello speciale 20.000, mi piacerebbe riproporlo poi alla fine di questa cosa. Credo, sono quasi convinto al 99,9% che questo sia il mio secondo mondo in assoluto, o perlomeno il mio secondo mondo di sopravvivenza, che risale sempre al 2012 e alla versione 1.2. Questo mondo lo avevo fatto per via dell'inserimento della giungla. Questo mondo si chiama Rukongai, l'ho aperto poco prima di fare il video per controllare che fosse lui, perché non mi ricordavo assolutamente il nome. Fatto ciò, non so se ne avrò altri da portare, perché i mondi che mi ricordo ve li ho appunto già portati tra gli speciali vecchi e questi tre video che stiamo facendo, e onestamente non ricordo se ne avevo degli altri. Dovrò andare proprio a setacciare il vecchio hard disk. Ora, di questo mondo mi ricordo due cose: la casa sull'albero, la mia prima in assoluto. Sta caricando una roba strana là. Vabbè, e mi ricordavo quello scatolone, una farm volante, un po' grezza come cosa. E quella cosa lì? E la torre? Ecco, queste due robe non me le ricordo. Allora, come sempre siamo respawnati, guardate l'inventario, sempre organizzato nello stesso modo. Cioè, proprio sempre così, io, i miei inventari sono così. E non avevo del cibo sano, no, perché... ho giusto un pochino di fame. Quindi ragazzi, io non so perché avevo chiuso il mondo qui. Cioè, sono passati 5 anni, quindi stavo facendo qualcosa, forse guardando l'oceano. Il mio mondo si sviluppa lì nella giungla. Tra l'altro si nota un sacco l'antichità di questo mondo, perché hai la giungla di fianco a una montagna. Perché? E poi queste montagne, vedete, sono prive di neve, perché appunto una volta non c'era ancora la neve sulle montagne, neanche dopo una certa altezza. Vedete le montagne là in fondo? Sono belle alte, ma non hanno neve sulla sommità. Non c'era neve, c'era solo nei biomi ghiacciati la neve. E quindi, ragazzi, incamminiamoci verso questo mondo. Mi ricordo quella casa sull'albero, che però ho sviluppato nel tempo in alto. Che diamine è quella cosa? E qui c'è una delle mie torri più vecchie in assoluto, e non sono neanche certo che sia una torre. Che diamine è sta roba, raga? Ci dovremmo andare sopra volando dopo, credo. Spiegatemi il senso di questa farm, perché io non mi ricordo che diamine ho fatto. È una torre nera, vuota, con una zona di killing molto antica, per l'appunto una mappa vecchia. Però non ha un granché di senso sta cosa. Perché l'avevo fatta? Forse non è mai stata completata. Forse ci voleva una piattaforma di spawn più in alto, non lo so. E sta venendo la notte, ma io posso fare le cose sempre di notte. Guardate qui, ci sono i buchi nell'acqua. Che disastro avevo fatto. Certo, va detto che la notte nella giungla è a dir poco bella. Anzi, il tramonto. Guardate che figo il tramonto nella giungla. Ok, ragazzi, siamo arrivati. Wow, un'altra faccia di creeper. Ero fissato già all'epoca con i creeper. Qui abbiamo un'enorme farm di sugarcane sulla spiaggia. È una cosa che mi è sempre piaciuta da fare. Mentre da questa parte abbiamo dei recinti. Uno totalmente vuoto, a quanto pare. Chissà che cosa poteva contenere. Le mucche forse doveva contenere. Perché qui abbiamo i maiali e qui abbiamo le pecore solamente bianche. Mentre qui abbiamo le galline che erano chiuse dall'alto. Sapete che mi sa che avevo fatto così per gli ocelot, perché gli ocelot attaccano le galline, quindi le avevo dovute chiudere dentro. Penso proprio di sì. E ragazzi, ragazzi, se l'altra volta abbiamo visto l'antenato di Giuliano, abbiamo addirittura l'antenato di Gianfatto, che assomiglia molto al mio gatto, al mio gatto Dust. Come ti chiami tu? Non avevi un nome? Come lo possiamo chiamare questo gattino? Comunque lui proteggeva questa sorta di gate con una faccia di creeper. Io penso fosse messo qui appunto per allontanare i creeper. Io mi ricordo che in questa mappa avevo dei problemi con i mob ostili, soprattutto i creeper, che avevano fatto esplodere qualcosa. Qui c'è una botola. Porta da nessuna parte. Che cos'è questa cosa? Ah, questo ponte portava al di sotto della farm. Quella farm lì produceva un sacco di mob che nella caduta andavano a morire sulla piattaforma. E la piattaforma era sempre piena di drop. Che peccato, erano così belle ste farm con le scatolone volanti. Hanno reso i mob più intelligenti e quindi non vanno più nell'acqua e non vengono trasportati di sotto. Qui abbiamo le farm sulla riva con tanto di meloni in zucche, perfetto. E una scala che porta... Dove? Ah, l'entrata della miniera? Ecco, una cosa figa che facevo all'epoca e che non ho mai più fatto è che mettevo le miniere
con i kart per scendere. Cioè, è giusto che sia così. Così avevi una possibilità di muoverti a piedi e la possibilità di muoverti col kart. Infatti là sotto c'è il kart con la chest per portare sui materiali. Oddio, c'era un trenino addirittura. No, guarda quanto avevo scavato qua. Io ve l'ho detto che una volta nerdavo di brutto nelle caverne. Guardate quanto cavoli avevo scavato. Quanto diamine lungo sto coso. Oddio. Io per esempio di questa miniera non mi ricordavo nulla. Mi ricordavo che facevo questo lavoro splendido. Cioè rotaie totalmente attivate per salire e scendere coi kart. Dall'altra parte la scala. Ho tirato su per sbaglio un kart? Perché scende? Ok, comunque ragazzi, usciamo. Usciamo, ti ho detto. Ho sentito di nuovo un kart. Come ha fatto ad arrivare qui sopra ora questo kart? Stava scendendo prima. Oh, c'è un'altra farm nascosta. Io vi ripeto, ricordavo benissimo della casa sull'albero, anche se come fatta dentro non lo ricordo. Ma ricordo che c'era questa prima casa sull'albero. Pensavo che questo mondo non sarebbe bastato forse a occupare tutta la puntata. E invece, mio Dio, è enorme questo mondo. Questa è una farm di slime? Sì, vedete? È un chunk preciso, questo era un chunk per gli slime, cosa che ho tentato di rifare più volte nella serie di sopravvivenza, senza mai riuscire a farli spawnare i bastardelli. Come lo chiamiamo il micio? Allora, se abbiamo già un fatto, ci vuole un altro nome. Allora, visto che in teoria è fatto, è tipo già fatto, cioè il prefisso, possiamo chiamarlo Pierfatto. Che bello. Ciao Pierfatto, come stai? Ti porto i saluti di Gianfatto. Raga, li dobbiamo portare nella serie di sopravvivenza. Pierfatto e Luciano. Qui c'è un'altra farm, raga, ma quanta roba avevamo? Quanta roba avevo? Che farm è questa? Non c'è neanche uno spawner. Mi vuoi dire che lo spawner si è autoeliminato? Potremmo prendere Pierfatto e Luciano, riportarli nel mondo di sopravvivenza di adesso e magari metterli nella zona dell'albero, così custodiranno quella zona. Qui c'è un'altra scala che va giù, raga, quanta roba c'è? Quanta? Qui c'è l'ingresso di una farm di funghi. Perché ero fissato con le farm di funghi? Un'altra porta con una rotaia. Ah, questo è l'ingresso di una miniera invece. E qui sotto c'è un'altra miniera ancora con un'enorme zona per spawnare i mob. Non ne sono sicuro, ma credo fosse una zona di allenamento, una sorta di experience farm arcaica, senza nessun meccanismo. Del tipo che lì spawnavano i mob al buio e io li potevo sfidare. Comunque direi che abbiamo visto tutto, possiamo finalmente salire in casa. Allora, le botole sono aperte tra l'altro, non le avevo mai chiuse, che bello. Allora, qui avevamo un terrazzino preliminare. Il portale del Nether è spento, anche nell'altro mondo era spento. Ma sapete che secondo me non è che non li avevo accesi o li avevo spenti, è che proprio il cambio di versione è così tanto, cioè 10 versioni dopo, succede qualcosa che disattiva anche i portali, come appunto gli spawner che sono spariti. E qui siamo nella casetta, ragazzi. Ce l'avrò un acciarino che proviamo poi a riattivarlo, con questa rotaia che non so dove porterà, non si sa. Però guardate che bel bioma. Qui abbiamo tutta la giungla e poi il mare. Davvero bello, davvero un bel posticino. Ora, la casa sembra molto basilare, senza arredamento. Qui abbiamo la camera da letto, no, alambicchi. E qui c'è la camera da letto, doppia ovviamente, letto sempre doppio, con delle librerie dietro. Perché? Mi piace questo fatto di aver sviluppato una stanza così grossa attorno al tronco d'albero. Questo è il tronco dell'albero. È bellissima. Cioè, come idea di design è bellissima, poi si poteva realizzare meglio, però l'idea in sé è fantastica. Da questa parte abbiamo l'altra parte del tronco, ma è enorme, raga, come ho fatto a farla così grande? Ah, sono più alberi, sono più tronchi. Qui c'è il salottino, la cucina, ovviamente. Dimmi che c'è del cibo. No, non c'è del cibo, peccato. Dispenser, non so per quale ragione. E qui la zona enchanting che si vedeva da dietro il letto. Ok, vedete? È così vecchio questo mondo che la zona enchanting era ancora quelle doppie, con non 15 librerie attorno, ma ben 30 librerie attorno. Tanta roba, ragazzi, davvero tanta roba. Di qui suppongo si arrivi al magazzino. Oh sì, ragazzi, magazzino, materiali da costruzione. Le pozioni, altri oggetti. Quanta polvere da sparo, mamma mia quanto avevo farmato, raga. Wow, quanti minerali. Lo avevo detto, siamo pieni zeppi di minerali qua dentro. Cibo, cibo, cibo cotto.
Beh, fa niente, dai, prendiamo il melone, fa niente. Si è rimasta buggata la texture, perché avranno cambiato qualcosa nel codice nel mentre, ed è rimasto lo slab buggato. Che reperti storici stiamo tirando fuori? L'ho detto che era un museo sto posto. E i coloranti, va bene. Qua le botole sono state coperte dalle liane, praticamente. Come faccio a salire? Allora, qui avevamo un'altra terrazza panoramica, molto carina. Io sono però curioso di andare qui sopra, perché avevo accatastato, vedete, qui c'è della terra. Avevo piantato un albero sopra un altro albero, per poi arrivare in questa isola volante. Che cos'è? Una sorta di paradiso? Ok, ah, era una farm di alberi, con tutti i quattro tipi di alberi. Ecco perché, una farm di alberi su un albero. Quanto alberoception può essere una cosa così? Ora, mi butto di cattiveria, arriviamo qui, dove possiamo riaprire il portale a distanza di 5 anni. Torniamo nel Nether. Vediamo un po' che cosa c'era in questo Nether, se avevo buildato. Io credo di no, comunque. Ah, guardate, si è generato un portale di fianco a quello vecchio. Vedete che effettivamente c'ero già andato. E qui c'era anche una casupola con dei quadri e la farm del Nether, quindi qualcosa c'era. I quadri si sono droppati, ovviamente. Va bene, possiamo pure tornare. Peccato aver rovinato il mondo, però d'altronde si era spento il portale. Non ci rimane che dire ciao ciao alla casetta sull'albero e andare a vedere cosa c'era dietro questa rotaia. Ciao casetta, mi sei mancata tanto e mi mancherai di nuovo. Tornerò a far visita ai miei mondi ogni tanto. È stato troppo bello rivederli. Ciò che mi dispiace è che non so se ne ho altri da parte, ragazzi. Non lo so, non mi ricordo. Qui devo proprio fare una ricerca intensiva negli hard disk, perché questi mondi me li ero copiati nel nuovo PC e forse qualcosa è rimasto in quello vecchio. Che diamine. Oddio, mi ricorda qualcosa. Una sorta di enorme area buia per spawnare notte e giorno i mob. Vi rendete conto di quanto tempo ci doveva volere? Ho isolato tutto questo bioma nel pietrisco senza aver mai finito, e ci credo, perché sarà costato davvero un sacco di materiali questo coso. Ok, devo trovare il modo di risalire ora, quindi facciamo il volo così. Mi spiace droppare l'erba, però è l'unico modo. Anche perché, dicevo, effettivamente non serve a nulla fare una cosa così. Per far spawnare i mob di giorno l'ho fatto e basta. Però va anche detto che 5 anni fa non esistevano tutte le comodità di adesso, le farm di adesso, quindi bisognava arrangiarsi come si poteva. Va bene ragazzi, con quest'ultimo ritrovamento direi che anche per questo mondo abbiamo finito. Io spero di trovarne degli altri, ma non ne sono certo. Quindi il nostro tour dei vecchi mondi potrebbe essere finito qui. Vorrei fare qualcosa nel mio primissimo mondo, assolutamente, prima o dopo. Quindi magari torneremo in quello. Io comunque proverò a cercarne degli altri. Se li trovo, bene. Se no, ragazzi, è stata finora una bellissima avventura e sono stato super felice di rivivere i miei vecchi mondi insieme a voi. Quindi ragazzi, detto ciò, io spero che siate stati contenti di questa miniserie. Fatemi sapere se appunto volete altri video sul mio primo mondo o qualcosa di questo tipo. Per adesso direi che è tutto invece. Quindi un saluto da Eren Blaze. Ciao a tutti.